interessante, uscì poi dopo, il giorno dopo, nel 20 di aprile, un'intervista di Matteo Sacca a Galimberti. Questa è molto interessante, questa intervista, perché è una sorta di Galimberti disteso sul lettino, si può psicanalizzare quello che dice, insomma, è un po' una sorta di svelamento dell'anima galimbertese, chiamiamolo così. L'intervista comincia con una domanda di Matteo Sacca, che dice: ma ieri la Feltrinelli ha fatto un comunicato ufficiale, lei, Galimberti, non ha ancora detto nulla, qual è la sua versione? Ecco, ecco, adesso comincia l'indagine, la mette sul lettino disteso, lui dice, conta la sua versione, no? Comincia a sciogliersi l'anima e quindi a farla parlare, e dice: sostanzialmente ciò che ha scritto la Feltrinelli corrisponde al vero. Quindi la Feltrinelli ha detto la verità. Perché, dice lui, il libro è una raccolta di articoli. E questa è una banalità, tutti lo possono leggere, dove c'è il copyright, non c'è niente da disvelare in merito. Poi diceva: quelle pagine sono una rielaborazione di una recensione del 23 aprile 1999. Pure in questo concordo con la Feltrinelli, col comunicato della Feltrinelli, che rinvia sempre a quell'articolo del 1999, che io scrissi parlando del piacere e del male di Giulia Sissa. Nella recensione io riassumevo ciò che diceva la professoressa Sissa. Lui ha fatto un riassunto, no? Cioè, lui dice che è bravo a fare riassunti, no? Ora, insomma, anche questa supponenza, insomma, spocchiosa, perché dice io riassumevo, cosa riassumi in una paginetta così, no? Come dire magari al lettore di Repubblica, questa community di Repubblica, questi lettori molto colti: ho assunto io quello che dice il libro della Sissa, quindi leggi me e butta via il libro della Sissa, che non ti serve, perché io ti ho fatto il riassunto, ti ho, come dire, spremuto il succo di ciò che c'è nel piacere e il male. Quindi, tra l'altro lui non lo cita neanche, c'è il sottotitolo, poi diremo. Quindi non è che lui dice al lettore: va, vatti a leggere questo libro di Sissa perché è molto interessante, no? Io te lo consiglio. No, lui dice: io ti ho riassunto quello che dice lei, non leggere, buttalo via, che insomma non è dire fare un buon lavoro di recensione, no? Ma è appropriarsi della roba altrui e farci i suoi articoletti per poi farci i libri, insomma. Non è che dice vatti a leggere il libro di questa, no? Che è molto scorretto in effetti, no? Però poi Matteo Sacchi gli dice: ma mi scusi, ma nel libro non ci sono virgolettati, non c'era neanche la recensione. Non dice quale recensione lui, perché in effetti si omette, no? Anche prima la Feltrinelli omette, Galimberti omette, che c'è un altro articolo, che mentre l'articolo 99 è una co-recensione, perché c'è anche il libro di Ines Testone, un libro adesso non mi sovviene il titolo, quindi sono recensiti due libri, quello di Giulia Sissa e un altro di Ines Testone, mentre la recensione, no, il viaggio nella droga, quello non è una recensione. Nell'articolo del Tossico parla in greco antico, uscito su Repubblica, che non è una recensione, ma è un articolo suo, lo fa passare come la sua sapienza di vita, no? Insomma, eccetera. Lì, cioè, è quasi tutto Sissa lì, c'è solo Sissa, non c'è Ines Testone. Però sia la Feltrinelli che Galimberti non citano, omettono di citare questo articolo uscito su Repubblica nel 2007, agosto 2007, cioè l'anno prima, neanche l'anno prima, insomma, il libro di ottobre è uscito a ottobre, l'articolo è uscito praticamente ad agosto, insomma, tre mesi prima. Però fanno sta storia che è molto interessante, poi si dirà perché, no? Per loro ovviamente. Rinviare a quando Berta Fidava nel 99, così lontano nel tempo, sa, le memorie, robe di queste cantilene, insomma, no? Insabile, si prendono per i fondelli in effetti, no? Vabbè, lui dice: io lavoro così, leggo il libro e poi scrivo, non faccio mai virgolettati, racconto, cioè lui racconta, lui si prende la roba degli altri e fa i suoi racconti, poi ci mette la sua firma sotto e dice: sono racconti di Galimberti, mentre in effetti sono tutta roba che lui ha sgraffignato negli altri libri, insomma, a volte sono proprio veramente al 100% roba presa dal libro, degli altri libri, insomma, no? E firmati Galimberti, sono racconti, ma che racconti sono? Quelle ruberie, belle e buone, altro che racconti. E lui dice: non mettere i virgolettati, allora. No, poi dice: sì, io racconto, ma è stato questo il mio errore. Cioè, lui racconta, fa così, ed è un errore, secondo lui, no? Ha commesso un errore facendo così. Ma in effetti lui ha fatto sempre così, si immagina quanti errori ha fatto. Insomma, vabbè, lui dice: un mio errore è fare così. Come dire, d'ora in poi non racconterò più. Insomma, roba di questo tipo. È stato questo il mio errore, non mettere i virgolettati allora, cioè nel 99,
e non metto nel capitolo dell'ospite inquietante. Quindi salto sempre questo articolo, non è che non è un articolo, sì, questo articolone del il tossico padre in greco antico, è sempre saltato, insomma, non esiste per Galimberti questo articolo, che è una forberia in effetti, no? Però dice il Sacchi, vabbè, ma a dire il vero, cioè il problema è che nel testo lei non cita nemmeno il titolo del piacere e il male. La nota di riferimento è sbagliata. Se alla base del capitolo c'è una recensione, almeno il titolo. Cioè, lui dice, non ha messo neanche il titolo, ma solo il sottotitolo, no? E sarà che questo avrà sbagliato anche qua, no? Difatti lui dice, è stato un altro errore di redazione grave, un errore mio. Difatti lui è sempre tirato di qua, di là, sotto, sopra. Insomma, probabilmente l'ha tirato giù in quel momento e non ha visto il titolo, ma il sottotitolo. Perché da quella posizione solo poteva vedere solo il sottotitolo e quindi ovviamente ha messo solo il sottotitolo. Si è sbagliato ovviamente, perché insomma poteva andare più sopra, no? Magari se fosse balzato su avrebbe visto sopra il titolo. Vabbè, comunque lui è sempre tirato di qua di là e incappa in questi errori, poverino, perché quindi era sorto, era tirato sotto e ha visto il sottotitolo. E quello ha citato, è un errore di sua redazione, perché insomma si trovava lì e non poteva fare diversamente, mi capite? Perché lui dice giustamente, mi tirano di qua, mi tirano di là, c'ho un sacco di cose tra le mani, quindi ho scritto il sottotitolo e non il titolo, perché insomma, in quel momento che stava giù, era tutto impastato, chissà in quale maneggi, no? Perché lui maneggia le idee, no? In quale maneggi, e quindi insomma. Il mio sbaglio, dice ancora lui, questo è interessante, il mio sbaglio è che sono uno che si innamora della bella scrittura, ma poi rimarca, e non sono abbastanza filologo. Interessante, non sono abbastanza filologo. E che cavolo significa, no? Cioè lui si innamora della bella scrittura, poi ovviamente sa come sono gli innamorati, cominciano a smaniare, così insomma, no? A delirare, come dice lui, no? A delirare così, e perdono il filo, cioè perdono il filo del discorso. E lui giustamente dice, non sono abbastanza filologo, insomma, quando sono innamorato perdo anche il filo del discorso, la bella scrittura mi stravolge i sensi e quindi mi fa perdere il filo del discorso. Non sono abbastanza filologo, quindi non posso controllarlo, perché se fossi abbastanza filologo magari potevo controllare il filo del discorso, ma non essendolo, quindi si è perso anche lui in questi ingarbugliamenti dell'amore, attorcigliamenti, come dice, dell'anima, cazzate di questo tipo. Vabbè, comunque, lui dice, mi piacevano le frasi della Sissa, le ho rielaborate, poi a 10 anni di distanza non mi ricordavo più cosa fosse suo e cosa fosse mio. Ecco, ritorno alla solfa, no? 10 anni di distanza. Ma lui ha plagiato la Sissa 3 mesi prima, ad agosto 2007, ha fatto un articolone, il tossico parla in greco antico, con il materiale della Sissa. Quindi che sta facendo 10 anni prima? E che lui ci sta lavorando, cioè, da scaltrello impostore, sta ovviamente impastando le cose, mischiando per confondere le idee, per girare le torte insomma a suo favore, come poi cercherà di fare infine, insomma in fondo all'articolo. Quindi dice, mi piacevano le frasi della Sissa, le ho elaborate, le ho fatte mie, mi piacevano, bella scrittura, mi piaceva così, ci ha fatto le sue storie così, alla fine insomma amore fusionale, non si è capito più cosa fosse suo, cosa mio, di qua di là, insomma, poverino, insomma anche il poverino succede, no? Così innamorato, accecato, non si dice l'amore è cieco, no? Anche lui è stato accecato, non ha capito più niente cosa fosse mio, suo, insomma, roba di questo tipo, no? Vabbè, comunque. È interessante però a questo proposito di bella scrittura, di il piacere, mi piacevano le frasi, e poi ovviamente ci ho fatto storie insieme, alla fine tutto fusionale, confuso così, non ci ho capito cosa fosse suo e cosa fosse mio. Quindi in effetti non ha esercitato la critica, possiamo dire così, no? Che lui ne parla sempre, dice addirittura cosa crine in crino, significa giudicare, distinguere, e queste predicozze che va facendo, no? È interessante questo fatto, quindi quando uno confonde cosa sua e cosa mia vuol dire che non ha distinto, non ha fatto critica, no? Per discernere cosa è mia e cosa è tuo. Difatti lui in una risposta del 1996 su La Repubblica delle Donne, dove lui risponde a queste lettere che gli arrivano ogni settimana, e lui risponde a 2 lettrici e a 1 lettore, tra le altre cose dice Galimberti, strappare i sentimenti e metterli in piazza non è molto diverso che strappare le mutande e mandare in giro la gente nuda. Lo stupro ha molte forme e non è detto che quello fisico sia il peggiore. Può essere peggiore quello spirituale.
Poi infine lui chiude, e partecipare a un gioco ingannevole esige troppe maschere che io non ho. Cioè, Galimberti non partecipa a giochi ingannevoli, cioè non inganna la gente. Perché lui ovviamente queste, non ha queste maschere per ingannare la gente. Cioè lui cade in errore, però non inganna la gente. Cioè non fa cadere gli altri in errore. Sono stranezze particolari queste, no? Forse un sant'uomo becca lui, ma non fa peccare gli altri. Chissà come, no? Succede, insomma, succede così. Però la cosa interessante qual è? È che lui dice che lo stupro può avere molte forme. E non è detto che quello fisico, cioè la violentare una donna, sia quello peggiore. Ora possiamo dire a tutti gli effetti, no? Che il plagio è una forma di stupro spirituale. Cioè uno violenta il corpus altrui, cioè l'opera di un altro o di un'altra. O lui, siccome è un seriale, ha violentato i corpora di centinaia di autori, insomma. Abbiamo già documentato, quindi non diciamo palle, insomma, non ci inventiamo storie, l'abbiamo già documentato e pubblicato anche. Quindi in effetti possiamo dire che lui è un stupratore spirituale. Perché un corpus, il corpora, cioè, non a caso si chiamano il libro corpus, è un corpo, dentro c'è un'anima, insomma, c'è la sua, come dire, integrità, no? Una sua spiritualità che l'autore ha infuso, ora a prescindere dalla qualità, ma c'è questa integrità, c'è questa corporeità del testo, del libro, della pagina, insomma, è un corpo tangibile, insomma, un contatto. Quindi uno che va lì lo penetra, no? E lo fa in modo mirato, è come se uno vede per strada magari una di queste persone che stupratore, sceglie per strada, diciamo, la donna che più gli stuzzica, no? L'appetito, la segue, la fa di qua, di là e poi là. Anche lui fa dei progetti e prende di mira dei libri, prende di mira certi corpus e non altri, e in quei corpus si penetra dentro e comincia a lavorare, a prendere qua, insomma, a farci i suoi oggetti, a farci, come dice, i suoi piaceri, a soddisfare le sue voglie. Ora, non è la stessa cosa sul piano spirituale? Cioè, penetrare un corpus di un altro e prendersi a piacimento quello che gli pare, senza il consenso, perché anche quando uno stupra una donna, che fa? Ha il consenso forse della donna? No, lo fa con la violenza, con la forza, abusa di lei, no? E anche la stessa cosa fa chi plagia il libro altrui, cosa fa? Penetra lì dentro, abusa con la violenza, senza il consenso dell'autore, perché non mette virgolette, non cita, se prende e basta, e spaccia per suo la roba altrui. Cosa fa? Non fa una violenza quel corpo su lì? È la stessa cosa. Difatti lo stesso Galimberti dice, lo stupro ha molte forme e non è detto che quello fisico sia il peggiore. E noi riteniamo che, nella fattispecie, lo stupro spirituale sia peggiore di quello fisico, no? Perché tra l'altro questo signore con la roba che stupra, cioè appagando il suo piacere di prendere di qua di là, ne fa poi dei libri, cioè, ne fa altri corpus che vende spaccio come suoi. Quindi non solo lui ruba e penetra violente i corpus altrui, e quindi è una sorta di stupratore seriale, possiamo dire così, ma di queste cose faccio un inciso, ne ho già scritto nel libro pubblicato, Umberto Galimberti e Eugenio Borgna, Un luminare miope, ci sono decine e decine di pagine, trattano in dettaglio queste cose, insieme ad altre cose, eccetera, per cui non le si può leggere tranquillamente queste cose. Però dico, lui cosa fa? Lui stesso dice che non è detto che lo stupro fisico sia quello peggiore, no? Quindi nella fattispecie noi riteniamo che lo stupro spirituale operato da Galimberti, cioè uno, gli stupri, diciamo, spirituali messi in atto in oltre 40 anni da questo filosofo di Monsiglia, siano peggiori dello stupro fisico. Perché, ripetiamo, lui non solo ruba, violenta e appaga le sue voglie nei testi altrui così, ma poi li mette insieme e fa dei libri che spaccia per suoi e li vende. Quindi lui, oltre a rubare, oltre a plagiare, truffa anche la gente, perché vende per sue robe che invece sono di altri. E in questo senso c'è una sorta anche di ricezione, come dicono, i ladri rubano così, vanno lì, quello vende, insomma c'è anche questo reato di ricettazione, possiamo dire, tra virgolette, ma è una truffa ai lettori, perché il lettore va lì e dice, compra un libro o va a ascoltare Galimberti e crede che la parola sua o la scrittura sua sia autentica, e invece no, è invece un'impostura. Quindi lo stupro spirituale, nella fattispecie, è peggiore di quello fisico, insomma. E non è che dura un attimo così il tempo giusto del soddisfacimento della voglia, questo invece sono decenni e decenni che manda in giro questa roba che è frutto di stupri spirituali.
e la vende come sua.